Qualche settimana fa ci siamo chiesti perché in Italia pochi neolaureati tentino di fare impresa. Abbiamo raccolto voci e storie cercando di capire i principali ostacoli. Abbiamo trovato qualche risposta e nuovi interrogativi. Soprattutto ci siamo accorti che le difficoltà non riguardano solo il mondo dell'impresa, sono i giovani in generale che faticano a trovare spazio. La Fondazione Migrantes ci ha detto che il 40% dei giovani tra i 24 e i 35 anni considera una sfortuna vivere in Italia, il 51% sarebbe ben contento di andarsene. Quindi io non credo che sia solo un problema di precarietà o di mancanza di posto fisso, io credo che sia una mancanza di prospettive, di ambizioni, di possibilità di mettersi in gioco. In Italia c'è qualcosa di buono e il qualcosa di buono sono per esempio le 250 persone che giovedì hanno affollato la mediateca di Via Santa Teresa per sentir parlare di imprenditorialità, venture capital, possibilità di investimento. Il qualcosa di buono sono le centinaia di imprese che ci hanno mandato un business plan quest'anno, la nostra business plan competition di Mind the Bridge. Il qualcosa di buono sono i 29 ragazzi con cui stiamo lavorando a Torino per cercare di estrarre dei casi di successo. Stiamo cercando di fare vedere ai nostri giovani che esiste un mondo diverso, che è il mondo dell'imprenditorialità della Silicon Valley, ma lo facciamo vedere non per esportare i cervelli negli Stati Uniti, non per privare il paese di imprese, occupazione, innovazione, ma per dare una nuova mentalità che possa generare imprese italiane, occupazione in Italia e innovazione italiana. Quindi se noi riuscissimo a creare più dinamismo, più opportunità e fare in modo che i criteri con cui si allocano le opportunità siano veramente basati sulla qualità dei progetti, sull'innovatività, sull'innovazione, sull'internazionalità, quindi piuttosto che sulle conoscenze, su quello che rassicura, su quello che ti porta voti, eccetera, eccetera, secondo me sarebbe una scossa fortissima, perché tutte le persone, anche quelle più anziane e consolidate, avrebbero tutto l'interesse a dar spazio ai giovani e alle nuove idee. Noi dovremmo iniziare a chiamarci la classe dirigente di oggi con un cambio culturale. Finché ci si chiama classe dirigente di domani, si sta sugli spalti e si critica la classe dirigente di oggi. Se invece ti inizi a chiamare classe dirigente di oggi, vuol dire che devi iniziare a prendere delle responsabilità tu in prima battuta. E c'è chi ha deciso di assumersi le proprie responsabilità. Giovani start-up, aspiranti imprenditori, riunitisi a Torino in occasione del bootcamp di Mind the Bridge. Parlo della mia esperienza, io ho Nextaler col mio socio, è una nuova startup nel web legata al mondo della moda e insomma ci stanno dando una possibilità qua in Italia perché siamo incubati presso un incubatore di startup appunto, si chiama Labs di Luigi Capello, insomma questa è un'opportunità che possiamo avere qua in Italia anche non dovendocene andare per forza. È una storia un po' particolare perché invece ho fatto il processo inverso, sono stata all'estero quasi 10 anni e poi mi è venuta voglia di tornare, per cui ho iniziato in realtà in ricerca prima e poi sono venuta qua e ho fatto la startup. In realtà volevo sia tornare sia riportare qualcosa in Italia e fare parte appunto di una scena di startup che sta crescendo molto e mi fa piacere essere parte di questo ambiente. Quello che ho visto è che per esempio quasi tutte le startup che ho conosciuto da quando sono a Roma, molto valide, ragazzi bravissimi, ero proprio molto impressed da questa cosa, sono tutti andati via. Non so se biasimare, la nostra società americana, la mia socia americana, noi abbiamo 2 investitori, uno giapponese e uno francese, per cui noi siamo partiti già con un piede all'estero. Il nostro problema è che sì, è difficile qua in Italia trovare investitori. Per fortuna, essendo una società americana, non abbiamo a che fare con la burocrazia, con molti cose che so che rendono le società italiane difficili da gestire. C'è un problema che stiamo avendo con gli investitori esteri e che ci chiedono tutti perché in Italia. Penso che quello che è veramente importante è riuscire a capire che il vero cambiamento non nascerà dallo scimmiottare alcune modalità anche di posti in cui le start-up hanno molto successo, in cui il sistema del venture capital funziona come la Silicon Valley, ma è quello di sfruttare un'opportunità come quella per esempio di Mind the Bridge o di altre business plan competition che ci sono per capire cosa di quei modelli può essere
prelevato e portato in quello che è il sistema italiano, cioè quali valori dell'italianità possono essere utilizzati e su quali valori si può investire e come si possono cambiare gli orientamenti della società in cui noi viviamo per favorire la nascita di una nuova classe economica che sia in grado di operare un cambiamento all'interno del nostro paese.